Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella. Oggi faremo una lettura angelica, riceveremo i messaggi degli angeli e dell'arcangelo Michele. E questa lettura sarà valida per 15 giorni, quindi a partire dall'11, domenica 11 a domenica, fatemi vedere, domenica 25 luglio 2021. Questo perché il weekend del 17 e del 18 avremo il webinar, ok? E poi giovedì 15 ci sarà la diretta. Per chi è interessato, potete mandare il messaggino con la vostra domanda da fare all'arcangelo Michele. È un servizio che io vi dono incondizionatamente con amore, ok? Bene, allora oggi utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte delle fate di Doreen Virtue, guarire con le fate, sono stampate da My Life. Poi abbiamo le carte dei viaggiatori sacri e abbiamo le carte degli angeli dell'abbondanza, sempre di Doreen Virtue, stampate da My Life. E infine andremo a prendere una carta dalle carte di Louise Hay, guarisci col potere delle parole. Ok, allora iniziamo con una breve preghiera per connetterci con le frequenze degli angeli e dell'arcangelo Michele. Invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù e Maria Regina Celeste e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la mia energia, l'energia di tutte le persone che con tanto amore mi seguono. Con amore ti chiedo di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze. Di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione nel luogo in cui ci troviamo, dentro di noi e intorno a noi, affinché attraverso questo messaggio, durante la lettura angelica, possano arrivare messaggi di luce, di amore, di verità, di saggezza e di integrità, e che tutto ciò che è opposto a Dio, alla luce e all'amore, vada al di fuori di noi, alla luce del Creatore che sa cosa deve fare. Chiedo protezione, guida e assistenza per me e per tutte le persone coinvolte. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando a questa lettura angelica. E così è. Allora, iniziamo a prendere tre carte dal mazzo. Allora, introduciamo la lettura angelica degli angeli con la carta dei miracoli. Bene, bene, questo incoraggia me e anche voi sicuramente. Stanno accadendo dei miracoli, nel mio caso questo sta accadendo, si sono sbloccate delle situazioni che fino a qualche anno fa era tutto bloccato e invece adesso finalmente posso dire che piano piano i sogni iniziano a manifestarsi grazie all'aiuto degli angeli e dell'arcangelo Michele. Infatti, questa carta parla credi nella magia, credi nei miracoli, bellissimo. Bene, sono contenta. Ci sono quindi delle energie positive per questi 15 giorni, meraviglioso. E poi vediamo un po' la terza carta, parla di purificare il passato, di guarire il presente, ok? La carta della purificazione, del ringiovanimento attraverso l'acqua, è un messaggio dell'acqua, si parla proprio di pulire, di rigenerarci, no? Anche di coccolarci un po'. Poi andiamo a vedere nello specifico. Parliamo anche di abbondanza, basta lamentele, ragazzi, usciamo dal giudizio di noi stessi, degli altri, del mondo, della vita stessa, usciamo dal dramma perché questo è l'unico modo per manifestare. La carta è caduta. Sciogli i voti di povertà se vuoi manifestare abbondanza, assolutamente.
potete fare il processo di liberazione che ho messo a disposizione gratuita nel mio sito connessioneangeliche.com. Lascia andare la gelosia. Questa non è la prima volta che esce questa carta. E ora vediamo cosa ci vuole dire l'Arcangelo Michele, perché comunque per manifestare bisogna uscire dall'ego, ragazzi, dalle energie basse di paura. Quindi stiamo parlando di lamentele continue, ma quella persona lì è più brava di me perché? Perché è fortunata, perché è nata ricca, perché ha i genitori ricchi. Perché questo, perché quello, noi troviamo 10.000 scuse, gli altri sono meglio di noi o gli altri magari sono più fortunati di noi. E invece bisogna uscire dalle lamentele, dalla competizione. Allora, sono uscite due carte, le prendiamo in considerazione. Io amo le carte delle fate. Allora, è uscita la carta potere spirituale, quindi è venuto il momento di recuperare il tuo potere per manifestare i tuoi sogni. Segui i tuoi sogni. Quali sono i tuoi sogni? Devi anche individuarli, ok? Cosa ti piace fare? Cosa ti dà gioia? Va bene. E poi, no, qua ne sono uscite troppe, quindi continuiamo a mischiare. Io le alzo così almeno voi potete vedere mentre sto mischiando le carte, potete vedere che escono in diretta e guarda dentro di te, ok? Ora prendiamo la carta dal mazzo di Louis Hay, ne scegliamo una, eccola qui. Abbiamo la carta Sono in pace, bellissima, messaggio finale stupendo. Allora, abbiamo parlato di miracoli, quindi questi 15 giorni sono è un veramente un portale energetico che si sta aprendo. Le energie sono molto molto alte, o meglio sono molto potenti, quindi dipende da dove tu ti sintonizzi, e l'Arcangelo Michele e gli angeli ci stanno invitando a sintonizzarci nella frequenza della ricettività all'abbondanza. Credi nei miracoli, pensa cioè utilizza pensieri potenzianti, cerca di immaginare quello che tu vuoi realizzare nella vita, va bene? Possa essere una guarigione, possa essere il fatto che vuoi manifestare nuove amicizie nella tua vita, un lavoro nuovo, più forma fisica, più vitalità. Immaginati di essere nel tuo pieno potere, di essere vincente, di avere successo. Immaginati come che l'hai già ottenuto, perché miracoli infiniti stanno arrivando nella tua vita. E gli angeli dicono anche che veramente bisogna credere nella magia, bisogna credere nei propri sogni, bisogna riconnettersi con i propri sogni, perché questo ci dà la forza di sentirci vivi. Perché una persona che ha smesso di credere nei propri sogni è una persona che vibra nelle frequenze del dolore, della sofferenza, ha smesso di sognare, ha smesso anche di creare la realtà in base all'amore, perché diciamo che ci sono due modi per creare la propria realtà: attraverso il dolore, la sofferenza, o attraverso l'amore, la gratitudine, la gioia. E naturalmente ciò che ti dà gioia è la via dell'anima, non può essere la via dell'ego, va bene? Ego uguale paura, però ci sono persone che magari vogliono raggiungere degli obiettivi seguendo l'ego. Diciamo che in realtà questi obiettivi poi non ci danno questa grande gioia, no? Quindi praticamente per riuscire a distinguere, dice l'Arcangelo Michele, cosa ti dà gioia veramente, cos'è veramente il sogno e l'obiettivo vero dell'anima in allineamento all'obiettivo, il sogno della nostra parte umana. L'obiettivo è proprio quello di unire la volontà dell'anima, la volontà dello spirito e la volontà del personale, ok? Personale inteso come noi esseri umani in questo corpo umano, nella materia, e non nella identificazione dell'ego. L'ego vuole magari raggiungere delle cose giusto per accumulare, piuttosto che
delle cose effimere che non ci danno gioia, non ci danno soddisfazione, non ci danno appagamento. Quindi crediamo nei nostri sogni, crediamo nella magia, miracoli alle porte. Diciamo che per poter fare questo, parliamo di manifestazione in questa lettura. Allora, uscire dalla lamentela, sciogliere i vuoti di povertà, lasciare andare la gelosia, pulire il passato e guarire il presente. Quindi ci sono quattro elementi da prendere in considerazione. Il primo è per pulire il passato e guarire il nostro presente, per manifestare ciò che vogliamo, approfittiamo di questo portale dell'energia di questi 15 giorni per perdonare noi stessi, per perdonare la vita stessa, perdonare le persone che in passato o nel presente ci stanno facendo del male. Cerchiamo di guarire energeticamente il nostro sacro cuore. Perdonare non significa, diciamo, accettare il presente, sì, questo sì, accettare il passato pure, ma non significa accettare che delle persone, cioè non accettare che è giusto, no, accettare che è accaduto o che sta accadendo qualcosa da cui ci dobbiamo staccare. Quindi l'accettazione è questa, ma non significa, il perdono non vuol dire giustificare il comportamento sbagliato altrui, assolutamente, ma è un modo per tagliare le corde energetiche, per staccarci energeticamente da eventi, situazioni, persone che a qualche livello hanno danneggiato, ci hanno fatto del male, o magari delle cose che noi stessi abbiamo commesso, di cui ci stiamo un po' pentendo. Quindi bisogna lasciare andare il senso di colpa, no? E quindi il perdono è proprio una forma di guarigione. Veramente, quando voi raggiungete il livello del perdono, arrivate a guarire il cuore, il chakra del cuore si espande, si apre e iniziamo a sentire veramente la pace interiore. Questa è la via per sentire la pace nel cuore. Io lavoro con persone che vorrei aprire una piccola parentesi, con persone che alle volte ripetono ciclicamente sempre gli stessi eventi con persone, circostanze diverse, ma situazioni analoghe che si ripetono. Questo accade quando praticamente ci sono delle questioni irrisolte, e quindi bisogna riconoscere cosa noi dobbiamo guarire dentro noi stessi, e la formula è il perdono, anime infinite. Quindi basta lamentarsi, basta dire sta andando tutto male, non ce la posso fare, non riesco a risalire, non riesco a riprendermi col lavoro, non riesco a fare amicizia, non riesco a trovare il compagno giusto, tutto va male nella mia vita. No, usciamo da questa negatività. Non riesco a manifestare i soldi che mi servono per farmi un viaggio, piuttosto non ho lavoro. Diciamo che per uscire da questi blocchi, perché ci sono effettivamente dei blocchi, esci dalla lamentela, esci dalla negatività. Ragazzi, vi rendete conto che cioè io nel lavoro di coaching utilizzo veramente il potere della parola, e le persone attraverso le parole guariscono. Quindi non sottovalutiamo i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Quindi usciamo dal caos per entrare nell'amore, nella gioia, nella gratitudine. Iniziamo dalle cose che abbiamo, iniziamo a ringraziare per le piccole cose che ci sono, va bene? Ok? Già il fatto di essere vivi va bene. Poi, per poter manifestare comunque abbondanza, bisogna sciogliere i vuoti di povertà. Ricordiamoci che alle volte i vuoti di povertà non riguardano solo la povertà economica, ma anche possono riguardare anche, sai, quando fai quei vuoti dove dici rinuncio anche alle relazioni, alla gioia, una relazione d'amore. I vuoti di povertà sono molto connessi anche ai vuoti di castità, ai vuoti di privazione, alla gioia, all'abbondanza e alla felicità. Per questo consiglio vivamente il processo di liberazione. Però un'affermazione suggerita dall'Arcangelo Michele è anche quella di dire: in nome del mio pieno potere divino, io, Rossella Pani, dico e affermo, dichiaro e affermo che sciolgo tutti i voti di povertà, di castità, di privazione alla gioia, all'abbondanza, che riguardano questa vita, le altre vite, potete scrivere, in tutte le dimensioni, in tutte le direzioni del tempo-spazio. Io sono amore, io sono abbondanza,
abbondanza, io sono ricchezza, io sono gioia, io sono amore infinito, io mi amo, le persone mi amano. Ecco, iniziare a scrivere delle affermazioni e recitarle come un mantra, registrarle e ascoltarle all'infinito, questo sblocca delle situazioni. Potete anche ascoltare la meditazione dell'abbondanza che ho messo su YouTube, che è anche molto potente, molto bella. Meditazione della manifestazione dell'abbondanza sempre su questo canale di Connessioni Angeliche. Poi un altro blocco all'abbondanza, perché abbondanza non sono solo i soldi, è a 360 gradi l'abbondanza in tutte le sue forme di amore, va bene? Bisogna lasciare andare la gelosia, ma basta con questa competizione, basta dire che gli altri sono meglio, che tu sei peggio, oppure che tu sei meglio degli altri, perché noi abbiamo due tipi di ego, dice l'Arcangelo Michele, questo lo insegno anche nei miei seminari. Abbiamo l'ego superior, l'ego inferior, ok? Ho coniato io queste due, non io, ma attraverso l'Arcangelo Michele, e lui parla di ego superior quando la persona si sente al di sopra di un'altra, che in realtà è un senso di inferiorità, perché se io mi metto al di sopra di un altro è perché voglio nascondere il mio senso di inferiorità rispetto agli altri. Va bene? Voi non ci credete, ma è così. Le persone molto egoiche in realtà sono persone che soffrono in silenzio e che purtroppo provano questo sentimento molto brutto, che è la gelosia. Io credo che sia uno dei sentimenti peggiori in assoluto nell'essere umano, per carità, e anche negli animali. E cosa volevo dire? Quindi rivalità, competizione, voler a tutti i costi essere il migliore. Se io veramente voglio raggiungere un traguardo ambizioso, voglio essere il numero uno nel mio settore, la vera competizione non la devo avere con gli altri, ma semmai cerco di dare il meglio di me. Cerco di esprimere il mio massimo potenziale, di dare il meglio che io posso dare. E se gli altri fanno meglio di me, cioè, bisognerebbe provare ammirazione, bisognerebbe provare che non è competizione, è ammirazione, dire congratulazioni, cioè, bisogna provare gioia per il successo degli altri, perché provando gioia per il successo degli altri arriva più abbondanza nella nostra vita, va bene? Chi riesce a trascendere l'ego attraverso il perdono, attraverso il non giudizio, attraverso lo scioglimento dei voti di povertà, attraverso la trascesa della gelosia, ecco che noi ci riconnettiamo alla nostra vera natura spirituale, iniziamo a riacquistare potere personale e spirituale, che questo è l'obiettivo primario dell'anima, soprattutto delle anime in ascensione che in questo momento stanno percorrendo il percorso spirituale, va bene? Quindi abbiamo la carta di seguire i tuoi sogni. Ok? Ecco, l'Arcangelo Michele mi sta consigliando di, sì, adesso questa lettura praticamente la metterò per 15 giorni, e poi, sono dei messaggi molto importanti da dare, anche in un'altra sede. Va bene, questo è un messaggio che è arrivato adesso, quindi continua a rimanere focalizzato nei tuoi sogni, miracoli infiniti, credi nella magia. Trascendi l'ego e vedrai risultati incredibili nella tua vita, va bene? E hai bisogno di capire, per capire cosa veramente vuoi, perché alle volte vuoi delle cose guidate dall'ego, alle volte guidate dal cuore, non sai più dove la testa e il cuore, non ci capisci niente. Meditazione, preghiera, guardati dentro, entra dentro di te, fai un percorso di perdono e ritroverai la pace nel tuo sacro cuore. Sono veramente felice per questa lettura angelica, veramente, è veramente potente, sono dei messaggi. Io vi chiederei, se avete bisogno di ascoltare meglio,
Mandate indietro e riascoltate tutta la lettura perché questa lettura ha degli insegnamenti spirituali molto molto profondi. Ok? Io sono felice, ci vediamo in diretta il 15, ok? Per chi è interessato, naturalmente contattatemi, mandatemi un messaggino con la vostra domanda, poi io seleziono le persone a cui risponderò in diretta, quindi vi chiamerò in diretta, farete la domanda in diretta e io risponderò attraverso la lettura delle carte alle domande che farete agli angeli e all'arcangelo Michele, va bene? Scrivetemi il messaggio su WhatsApp con il vostro nome, cognome e numero di telefono. Bene, volevo ricordarvi che il 17 e il 18 luglio di questo mese c'è il seminario webinar di connessioni angeliche dove io vi insegnerò a connettervi con gli angeli e con l'arcangelo Michele attraverso gli insegnamenti dell'arcangelo Michele. Sono degli insegnamenti molto profondi, molto potenti, e vi darò tutti gli strumenti che vi serviranno per imparare a connettervi con gli angeli, per mantenere questa connessione anche dopo il webinar, va bene? Naturalmente, come preparazione al webinar è importante fare le preghiere che io ho dato in dotazione gratuita. Potete trovare nel mio sito web connessioneangeliche.com risorse gratuite, preghiera di protezione della casa e degli ambienti, processo di liberazione. Mi occupo anche di fare il coaching con Logos Healing, Logos Parola, può guarire la guarigione energetica attraverso l'utilizzo della parola, ok? Quindi purificare la nostra energia, eliminare le paure, eliminare le credenze limitanti e sabotanti, eliminare i blocchi, eliminare i traumi, eliminare tutto ciò che ci sta impedendo di essere nella nostra piena energia, nella nostra piena vitalità, nella gioia e nell'amore. Logos Healing comprende la parte non solo della parte della liberazione, ma anche la parte della riprogrammazione. Quindi serve per riprogrammarci al successo. Successo è una parola meravigliosa. Il successo dell'anima allineato al successo personale, dei nostri sogni per raggiungere quello che noi desideriamo dal profondo del nostro sacro cuore, spiritualmente parlando, non entra in contrasto. Usciamo dai voti di povertà, anime infinite, usciamo dai voti di limitazione all'abbondanza perché ne abbiamo bisogno tutti. Dobbiamo uscire da questi programmi che ci stanno sabotando e ci stanno impedendo di essere felici, di essere nell'abbondanza, di essere nella gioia, lasciamo andare i sensi di colpa e ragazzi, con questo lavoro è veramente possibile cambiare la nostra frequenza, perché veramente la legge dell'attrazione, che è la legge che ci consente di manifestare nella nostra vita in maniera consapevole o inconsapevole, se noi vogliamo creare consapevolmente la nostra realtà, noi dobbiamo cambiare frequenza. Vibrando a una certa frequenza, noi riusciremo a manifestare i miracoli nella nostra vita. Va bene? È un percorso, perché mantenere alte le frequenze è un allenamento spirituale, ok? Mi occupo anche di fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte oppure con la connessione diretta. Facilito anche la guarigione negli altri con le nuove frequenze di luce. Se non sapete cosa sono, potete andare a guardare i video su YouTube, Guarigione energetica con le nuove frequenze di luce, dove io spiego molto bene che cosa sono, le faccio anche sentire, facilito anche delle guarigioni a distanza gratuite. Ragazzi, informatevi se non mi conoscete, avete la possibilità di conoscermi meglio. Vi sono nel canale YouTube delle playlist, andate sulle playlist, ci sono vari argomenti e quindi tanti video per ogni argomento, così vi fate un po' una cultura generale di quello che è di quelli che sono i servizi che io offro, di quello che è il lavoro che io faccio e di quello che tu puoi imparare a fare. Va bene, io vi saluto, vi abbraccio e ci sentiamo fra 15 giorni. Un bacione a tutti, a presto, ciao ciao.